Ciao a tutti, bentornati sul canale, sono Kevin e questo è un nuovo video. Oggi siamo qui riuniti per un'unica motivazione. E questa motivazione è che io volevo mangiare cinese. Ma per sgarrare dalla dieta mi serviva la scusa. E quindi ho detto boh, gli dico di farmi le domande, così mangio mentre rispondo. E con la scusa è lavoro. Non volevo. Quindi sì, oggi risponderò ad alcune domande. Sarà una roba molto chiacchiericcia perché voglio mangiare. Inizierò ovviamente con i miei involtini in primavera, che ho deciso di smettere di mangiare come mangio sempre, ossia all'italiana, quindi tagliandoli e poi mettendoci sopra la salsa agrodolce. No, questa volta io lascerò la salsa agrodolce qui e intignerò i fregni dentro, perché sì. Scusate che c'è sta un buono che mi sta a scrivere, visto che non succede mai, diamo la precedenza alle cose importanti. È tantissimissimo tempo. Questa cosa non andrà a finire bene, lo sapete voi e lo so anche io. È tantissimissimo tempo che non mangio cinese e oggi ho fatto quest'ordine e raga, ho preso una fettuccina con gamberi e verdure, pollo al limone, involtini primavera e due porzioni di ravioli, la griglia e ho speso 20 euro. Stanno in bolletta pure i cinesi? Abbiamo finito le campà qua. Direi di cominciare a rispondere alle domande. Partiamo con una domanda sul lavoro che dice: sei mai stato truffato nel lavoro? Sì, più che truffato succede. Ah, lo sapevo! Quando noi facciamo delle attività con delle aziende, firmiamo un contratto. Se non firmi il contratto, il coglio sei te. Perché ovviamente il contratto tutela l'azienda, ma tutela anche te. Quindi se una delle parti non adempie a delle clausole del contratto, l'altro può muoversi per vie legali. È successo che con un'azienda con la quale avevo fatto diverse attività, a un certo punto non mi ricordo come era andata bene la cosa. Ricordo che però avevamo delle attività in arretrato, perché io ero partito o non ero stato bene, quindi non avevo potuto fare delle attività. Quando gli ho detto di riprogrammare le attività, la prima volta ci siamo sentiti, la seconda volta non le abbiamo fatte comunque. Quindi mi ricordo che avevo una parte di colpa comunque. Ma a un certo punto questi sono spariti e mi dovevano dare tipo non troppi soldi, ma comunque tipo 2-3 sacchi mi dovevano dare. E spariti. Io mi ricordo che sentendomi comunque un minimo in difetto, pensando a tutti i soldi di legali che avrei dovuto spendere, ho detto: senti, visto che tanto ero pieno di soldi, no, ho detto: sai che c'è, ma che me frega, non mi vado a impelare in queste situazioni, però avrei potuto muovermi legalmente e sicuramente saremmo potuti arrivare ad un accordo. Tra l'altro, visto che ultimamente hanno rifatto delle attività con influencer, anche se erano spariti da una caterba di tempo, mi è successo. Sto pensando anche ad altri esempi, ma ricordo una volta anche con un'altra azienda con la quale feci un video e poi sparirono. Però lì ho detto: mi sono mangiato le mani, perché era una roba che ho detto: vabbè, mi fido, ci ho già lavorato tantissimissimo tempo fa, faccio senza contratto. E lì ho detto: ok, la colpa, non lo farò mai più. Infatti da lì non ho mai più lavorato senza un contratto. Ciao Kevin, adesso dopo il brutto periodo che hai passato, come stai? Non ho mai detto che questo periodo sia finito. Diciamo che a un certo punto, dopo 8 volte che ti sei preso una pausa dai social, tornare a spiegare perché ti è sparito è un po' inutile. Ho voluto un po' riprovare a... cioè, ho voluto un po' semplicemente tornare e fare il mio, fare quello che ho sempre fatto. Non voglio dire facendo proprio finta di niente, però evitando quanto più possibile l'argomento, questo sì. Ho pensato di fare un video in cui spiegavo almeno motivazioni principali che mi hanno portato ad allontanarmi, comunque a parlare del periodo che ho vissuto. Non so quanto me la senta, quindi diciamo che questo periodo non è purtroppo terminato, non sto ancora bene. Ma ne aiuta però. Diciamo che mi sono un po' forzato a mettermi a lavorare di nuovo, perché comunque è bellissimo che il lavoro nobilita l'uomo. E dopo un anno che io ho passato a letto, depresso, a uscire solo per allenarmi e andare dalla psicologa e andare a bere, mi ero reso conto che c'era proprio qualcosa che non andava e mi dovevo forzare. E proprio perché mi sono forzato a fare qualcosa che non riuscivo a fare, purtroppo sono tornato, poi sono risparito. E purtroppo quando sei in una situazione psicologicamente tranquilla, fare anche le cose più semplici è veramente veramente complicato, perché vi giuro che sentivo quasi come non fosse una mia scelta. Alla domanda adesso come stai non saprei rispondere, nel senso che sto e ci sto provando. Sto provando a fare delle cose che sono semplici per tutti, che per me non lo sono, e va benissimo che non lo siano, perché va benissimo non stare bene e in certi momenti avere più difficoltà a fare determinate cose. Passiamo avanti con una domanda che
Che scopi hai nella vita? Casa tua, vita di coppia, eccetera, dato che stai con mami. Haha, no insulto. Roberta. Allora, partiamo dal presupposto che io ho 24 anni, quindi che io stia a casa con mami è una cosa abbastanza normale. Poi che io mi fossi messo a cercare casa perché sono pronto per vivere da solo, nel senso che ho sviluppato una mia indipendenza sotto diversi fronti, quando mi sono messo a cercare casa economica, personale, abitudini di stile di vita proprio, cioè da come mangio, dagli orari, al fatto che comunque io lavoro in casa, quindi ho determinati orari anche di cose da fare in casa. Penso il mio obiettivo più grande, infatti, in questo momento di andare a vivere da solo. A un certo punto ho messo in pausa la ricerca della casa per diverse motivazioni, perché dopo più di un anno che cercavo casa non la trovavo, mi sono buttato giù, ed è una cosa che non dovresti fare, perché tanto poi arriva quando deve arrivare, ed arriva quella giusta. Non riuscivo proprio ad accontentarmi su alcune cose, nonostante per esempio adesso io ho sempre in testa una casa che ho visto e che ho pensato sì, è vero, era un po' piccola, però forse ho sbagliato a non prenderla, perché aveva comunque un sacco di cose che mi piacevano. Detto questo, mi sono fermato per quello, perché poi appunto non so se poi è stato un bene o un male. Probabilmente se io fossi andato a vivere da solo, tutto il periodo che ho vissuto l'avrei vissuto un po' meglio e non mi sarei adagiato troppo sugli allori, avrei avuto più stimoli per fare delle cose, basicamente anche lavorative, sicuramente questo. E la viola alla griglia, non esiste cosa più buona al mondo. Beh, dopo il Mac e il cat, sono una cosa più buona al mondo dopo il Mac e il cat. Che cosa stavo dicendo? Mi sono innamorato di te. No, non era questo che stavo dicendo, vabbè, comunque. Famo così, va? Famo così! Perché non avevo niente da fare. I studied at Oxford and Cambridge. Per quanto riguarda quindi la mia vita personale, questa lavorativa, diciamo che adesso i miei obiettivi sono molto semplici, nel senso che voglio semplicemente tornare a fare il mio, farlo con serenità, farlo con tranquillità, divertirmi facendolo, come ho sempre fatto, ritrovare la mia vecchia costanza. Poi ovviamente ho degli obiettivi più grandi, che però riguardo i quali non voglio concentrarmi troppo, perché nonostante io sia una persona che pensa sempre super in grande, adesso ho bisogno di pensare molto alle piccole cose, perché per me sono difficili anche quelle, quindi ho bisogno molto di pensare a quelle piccole e raggiungere dei piccoli traguardi che per me saranno sicuramente grandi. Mamma mia, wow, buonissimi, buonissimi. La parte della vita di coppia invece non me ne fotto, però me sfaste, ma già sfasteriate e me sfasteria, punto. Non mi interessa, non sono in una fase della mia vita in cui sono 2 anni, ho conosciuto una persona ad un certo punto, mi sono dato l'opportunità di conoscerla. Sotto questo punto di vista un po' romantico è un viaggio un po' particolare per me, ma non voglio dire, forse non sono pronto, ma in realtà mi sento di dire che proprio non ne ho bisogno, sto benissimo da solo. Non è una priorità, ma non solo io penso, proprio che in generale a me mette ansissima, la gente viene a dire voglio una relazione, cerco una storia seria, perché potrei cercare tante cose nella vita, si può cercare divertimento con una persona, si può cercare complicità, si può cercare un'amicizia. L'amore, una relazione è una cosa che succede, che non puoi cercare, perché accade. Quello se succede ed è tutta una situazione super reciproca, pulita, una persona interessante, stimolante, che mi prende, non dico di no a priori, però non mi interessa, perché il mio obiettivo sono io, non è un'altra persona che mi completi, semplicemente questo. Domanda serena, ci facciamo una risata? Ti fa più paura il pensiero della tua morte o delle persone accanto a te? Buon pranzo, buona domenica! Fatta da questa nostra ragazza la giusta premessa di domanda serena, ti ho subito risposta serena, nel senso che è molto facile, io non ho mai avuto paura di morire. Io non ho paura di morire, di lasciare qualcosa in sospeso. Certo, mi dispiacerebbe un po', ma non ho paura, non vivo la mia vita con la paura. Quando io ho sentito tantissima gente che invece ha proprio questa ansia, che vive l'ansia di morire, quando a me non interessa proprio, come qualsiasi altra cosa nella vita succede, soprattutto quando sentite quelle persone che purtroppo se ne vanno in dei modi assurdi, cioè là è proprio Gesù Cristo che te chiama e diciamo tu te ne devi andare da sta terra, proprio tu basta. Cioè non ho mai avuto il pensiero della morte, anzi la cosa un po' frena, che in realtà è molto magra, ma io ogni volta che dico le persone restano tipo pietrificati, perché è una roba un po' forse cinica, ma tipo io da quando sono piccolo che ho sempre sentito, ho saputo che
perché tipo io non sarò mai vecchio, cioè capito? Io non arriverò mai alla vecchiaia e morirò tipo relativamente giovane, tipo magari verso la cinquantina, quarantina, che ne so. Se ci arrivo sempre, a me se è successo, perché di questo passo non lo so proprio. E forse quello mi ha molto sempre spinto a fare un sacco di avventure, un sacco di esperienze, un sacco di cose assurde e folli. Non lo so, ovviamente da quando sono piccolissimo che ho questo pensiero. E mi spaventa quindi ovviamente di più la morte delle persone intorno a me, perché noi non sappiamo cosa c'è dopo la nostra morte, però sappiamo quello che c'è dopo la morte dei nostri cari, che è dolore e sofferenza. Ho perso diverse persone, purtroppo anche degli amici molto giovani che sono stati vittime di incidenti, e parenti, insomma, tutti vivono delle perdite. Che cambiamo discorso, grazie. Facciamo così, grazie. Cosa fai quando ti senti giù di morale? Quindi tipo, dopo questo video amo. In realtà, quando mi sento giù di morale, io do il permesso a me stesso di stare male. La sofferenza, la tristezza è un'emozione come tutte quante le altre, che deve essere vissuta, processata, interiorizzata e capita. Quindi mi do veramente tanto la possibilità di sentire quello che provo, sia quando sto bene che quando sto male. E quando sto male, come penso sia ben visto, non ho più paura di prendermi il mio tempo, di stare da solo, di vivermi il mio dolore. Cioè proprio, cioè, io quando sto male, ho una cosa che faccio sempre, mi isolo, mi estraneo dalle persone, perché ho proprio bisogno tipo di ripulirmi a livello energetico, di capire bene, di lasciare che queste emozioni vivino e abbiano un processo naturale anche poi di espulsione del mio corpo, come fosse proprio una cagata. Così la dovete immaginare. Poi ti fa male lo stomaco, quindi stai là, poi ti siedi, cerchi di sforzi un attimo, poi alla fine esce e poi stai una farfalla, voli, non cammini. Mi estraneo, non esco, mi chiudo in casa. Lo stavo dicendo l'altro giorno su Instagram, mi guardo sempre un film, non so perché, da quando sono piccolo, da quando ho 6-7 anni tipo, anzi beh in realtà una volta più cresciuto, lì ho conosciuto il film, e da lì non so perché, forse per il periodo molto traumatico, comunque, quando sono triste o giù di morale guardo Amore Incantesimi, che è il film con Nicole Kidman e Sandra Bullock. Non so perché, che cosa mi dà quel film, che cosa mi fa sentire, però come per me ha lo stesso sapore del riso in bianco che mangi quando stai male perché hai la febbre e non vai a scuola, cioè capito, quei ricordi là. Quindi per me è quella cosa lì. Mangio male, mangio cibo spazzatura, non parlo con nessuno. Al massimo l'unica persona esente da tutto questo è la mia migliore amica. Proprio al massimo. Ma a volte mi viene da non voler vedere nessuno, a tal punto da non voler vedere neanche lei. E il rapporto che ho con questa persona è un rapporto che non si può descrivere. Però mi ascolto tanto e è importantissimo farlo. Dopodiché, quando c'è una fase di ripresa, magari mi faccio una doccia bella intensa, mi faccio la maschera, comunque delle canzoni un po' tristi per matchare il mio mood. Però sì, quando sto giù di morale mi lascio stare giù di morale. Non faccio altro. Anche mi richiapo. Raccontaci com'è andata al primo appuntamento in crociera. Riguardo questa cosa, chi mi segue su Instagram sicuramente saprà, io ho sempre evitato poi di farlo perché non lo so, non mi piace parlare. È stata la mia prima esperienza televisiva che non è andata assolutamente bene, non avevo manager di riferimento lì con me, quindi dovendomi gestire da solo non è stato facile, però penso di essermi mosso al meglio. È una storia veramente molto lunga. Se volete e vi piace questo sneak peek che adesso magari vi do, fatemelo sapere, che magari penso se farci sopra un video in cui vi racconto tutta quanta, tipo uno story time, come li facevamo una volta. E mi sento di dirvi solo come è finita, perché poi la storia è assurda, onestamente assurda. Finita che praticamente mi sono stati levati 10 giorni di tempo, di lavoro, di mia vita personale, per poi non dover fare praticamente niente lì. E al che, quando mi è stato dato il foglio per dare l'autorizzazione ad usare la mia immagine, comunque ad essere ripreso, io mi sono incazzato e gli ho detto: ragazzi, io non vi firmo niente. Mi avete fatto venire qua 10 giorni dicendomi che dovevo girare determinate cose, determinate scene e fare determinate cose, e alla fine non me lo fate fare. Ho conosciuto un sacco di bellissime persone, di persone che hanno lavorato, che lavoravano per il primo appuntamento in crociera. Non mi precludo la possibilità di rifarlo, se me lo fanno fare fatto bene e come Cristo comanda. Perché raga, comunque è un programma televisivo, cioè ricordatevelo. Spostiamo ai spaghetti! Adesso non è che io volessi fare la diva, perché figuratevi, quando sono andato io c'era Sandra Milo. Cioè non è che la diva fossi io, anche perché non sono chissà chi. Però per me è molto anche, ho delle cose da fare, ho dei posti in cui essere, quindi se vuoi me e il mio tempo, mi paghi.
questo spaghetto con i gamberetti senza gamberetti, wow! Vengo da una famiglia che mi ha sempre insegnato che tutto succede per una ragione, eccetera, eccetera. Io sono sicuro che io lì ci dovevo andare, perché poi è stata una situazione assurda, perché dovevo partire 4 giorni prima di partire, mi ha preso il Covid, dopo 4 giorni non si sa come, mi sono negativizzato, sono riuscito a partire comunque. Ho conosciuto delle persone che so avessero un ruolo nella mia vita, in particolare una persona, ci sono un sacco di persone però che mi porto comunque nel cuore perché ho dei bellissimi ricordi. Mi dicono, vabbè, non si è fatto la vacanza. No, innanzitutto ho scoperto che odio stare in crociera, proprio non è una roba fatta per me. In più lì si stava comunque tutti quanti lavorando, calcolate che non potevi andare in giro, fare determinate cose perché non potevi vedere quello che magari beccavi, quello che era il tuo match. Raga, un casino che voi non vi immaginate. Ci siamo tutti molto tranquillizzati verso la fine. Proprio gli ultimi giorni. Non è stata una bella esperienza, però comunque di poterla ripetere fatta bene. Io sono una futura miniera d'oro, quindi fossi in un programma televisivo mi accaparrerei prima che io diventi super famoso, belli, perché prima o poi sono una stella e non vi potrete permettere di pagare altro che San Damiro, belli. Quando è il prossimo video con le Debs? Ah, ma noi siamo quasi al 2023 e tu sei rimasta al 2020. Sarebbe comunque iconico. Che lo so. Se avessi la possibilità di viaggiare nel tempo, quale sarebbe la tua prima meta e perché? Domanda molto delicata. Forse di prima acchito risponderei con... tornerei a quando ero molto piccolo io, per avvertirmi, per darmi una pacca sulla spalla, per rincuorarmi, per proteggermi. Però, nonostante tutte le cose brutte che ho vissuto nella mia vita, sono fermamente convinto che fossero destinate ad accadermi affinché io diventassi la persona che sono attualmente e che sono destinato a diventare e a fare il mio cammino, che sto ovviamente ancora facendo. E paradossalmente, per quante ingiustizie ho vissuto, per quante cose brutte, sono comunque contento così. Forse a primo acchito risponderei così, ma sarebbe sbagliato farlo. Forse i momenti in cui andrei direttamente sarebbero quando ero piccolo in Spagna, dove mio nonno era ancora vivo, perché quelli in Spagna sono tra i ricordi più felici della mia infanzia, forse gli unici ricordi felici, perché ricordo che era proprio andare lì, era letteralmente uscire dal mondo in cui io vivevo tutto quello che vivevo in casa, fuori casa, e lì era un mondo parallelo in cui era tutto bello, felice, ti divertivi e basta, e non c'erano problemi. E mio nonno era una persona meravigliosa, quindi sicuramente mi piacerebbe potermelo rivivere un po', che penso una risposta che darebbe un po' chiunque. Una cosa che penso sempre, dovete sapere che... io ho la fortuna di avere una famiglia molto numerosa e che si frequenta veramente tanto, siamo molto molto legati gli uni agli altri e molto spesso ci guardiamo le foto di famiglia tutti quanti insieme a casa di nonna la domenica o in mezzo alla settimana, perché siamo molto spesso tutti quanti a pranzo insieme a casa dei nonni. E una cosa che ho sempre detto sin da quando sono piccolo è che vorrei tantissimo poter tornare indietro nel tempo e vivere in casa con mia madre e le 4 sorelle e vedere com'erano, cosa facevano negli anni 80, gli ultimi 70. Non lo so, mi ha sempre affascinato e incuriosito, perché poi quando guardiamo quelle foto sembrano delle foto che ormai si vedono solamente nei film, ma in realtà quella roba è successa, capito? Cioè, quindi sicuramente quello. Hai visto Drag Race? Che cosa ne pensi? Non so se avete recuperato Drag Race Italia, io ovviamente l'ho visto, ma in realtà a prescindere ovviamente l'ho rivisto. Però quest'anno 3 delle 4 finaliste erano mie amiche e che conosco, che vedo performare da anni e che sono veramente per me l'eccellenza del drag italiano. Sono molto contento di questa stagione come andata rispetto alla prima, però ci sono troppi gap, cioè penso le cose che dicono un po' tutti. L'editing delle puntate è l'unico ad essere diverso rispetto a tutto il resto del franchise, e per me mi dispiace, è un po' pietosino, cioè a me non piace, cioè probabilmente se potessi editarlo io farei un lavoro molto più accurato e molto migliore di quello che viene attualmente fatto, con tutto il rispetto assolutamente, perché ovviamente i video editor e i videomaker che lavorano con la roba seguono delle cose che gli vengono dette, quindi il problema è proprio dietro e è troppo lento. Quest'anno meglio, perché sarà più divertente, sarà più bella da guardare.
ma è troppo lento, si percepiscono troppo i meccanismi televisivi, perché comunque ci sono delle robe che sono assurde, veramente assurde. Le mini challenge che durano più delle maxi challenge, quelle ti veniva data sta cazzo di medaglietta che però non serviva a niente. Delle cose niente così campate un po' in aria, i giudici non mi va manco di parlarne. Ce ne siamo a livello proprio mondiale, con tutto il rispetto per Priscilla, l'unico franchise che viene preso in giro per la conduttrice principale. Cioè l'unico è quello Italia. Un altissimo livello quest'anno, sono molto contento. Bravo. Bravo loro. Detto ciò, raga, io non gliela faccio più a magnare, dico la verità. Volevo fare una roba super easy perché stiamo arrivando anche alla fine dell'anno. Volevo fare una cosa chiacchiericcia con la scusa per mangiare cinese e basta. Vi ringrazio per avermi fatto queste domande, per avermi tenuto compagnia. Io mi devo sbrigare perché mi devo andare a allenare, perché ho uno stile di vita molto sano, come avete visto, e devo andarmi ad allenare. Ricordo di iscrivervi al canale e andarmi a seguire sui miei social, perché altrimenti boh, vado fallito. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. E niente, ciao!